Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo la macchina nuova. Nuova. La mia è esplosa, per forza. La macchina di Luca si è rotta e allora abbiamo contattato l'assicurazione per avere l'auto sostitutiva. Non l'avessimo mai fatto perché è stato un ginepraio, un incubo vero e proprio. Questo è successo ieri, venerdì. Oggi è sabato e solo tipo all'una e mezza è riuscito ad avere la macchina, ovviamente da Milano a Bergamo sono dovuto andare a prendere la macchina. È chiaro, perché averla subito a Milano, no? Perché a Milano era introvabile, cioè a Milano non c'erano più macchine neanche a pagarle. In tutta Milano, in tutti gli autonoleggi di Milano città, città e provincia non c'era più nemmeno compresi una. Compresi gli aeroporti, Linate, Malpensa, non c'era. Non c'era più nemmeno una macchina. Quindi alla fine per averne una per una settimana, perché ci serve per una settimana circa, è dovuto andare a prenderla all'aeroporto di Bergamo. Quindi abbiamo la macchina, ci abbiamo guadagnato una Mercedes. Almeno quello, sì. Visto che l'altro viaggio. Però è stato veramente allucinante. Lui era super incazzato con la I maiuscola. Per fortuna poi alla fine, dopo una lunga peripezia, siamo riusciti comunque ad avere questa macchina. Adesso stiamo andando a fare la spesina del sabato e poi shopping. Poi devo comprare le scarpe. Ah, le scarpe. Comprare, perlomeno cercarle. Poi sì? Se le troviamo. Vedremo. E poi, siccome oggi è San Valentino, usciamo a festeggiare il San Valentino. Romantico. Molto romantico. Romanticissimo. La pizza. Una romanticissima pizza. Il sabato siamo sempre di corsa, di più ancora, lavoro, e poi si sovrappongono 10 cose diverse e alla fine siamo sempre a rincorrerci. Comunque vi faccio vedere velocemente la spesa che abbiamo fatto, è veramente una roba minimal, perché in casa staremo tipo 5 minuti in sì, tutto il weekend. Sì, sì, assolutamente. Allora, la spesa di questo sabato è costituita da kiwi da mettere nello yogurt e mangiare da solo. Poi ho preso un avocado, perché a me piace accompagnarlo con la carne anche e il pesce. Ovviamente gli assorbenti, ma questo a voi non interessa. Gli sgombri al naturale, che secondo me sono anche abbastanza buoni questi qui. 4 uova. Questi tortini dell'Esselunga, della linea bio, non li ho mai mangiati, li assaggerò volentieri. Poi il Soya San, che è uno degli yogurt che prendo la mattina, senza lattosio, cioè senza proprio latte questo, perché è ovviamente di soia. Uno è frutti di bosco e questo qui invece albicocca e guava. Non so come si dica, albicocca e guava, secondo me, comunque, quello, questo nome qui. Minestrone surgelato per le emergenze. Poi ho preso anche il polpo surgelato, perché devo mangiare parecchio pesce e voglio provare a fare il polpo. Hamburger di vitello, le fette wasa, questa volta ho preso le originali, proprio le wasa, ho preso la versione integrale e le original. Latte di Luca, 4 mele, perché ricordiamoci che una mela al giorno leva il medico di torno. E poi Luca mangia questi la mattina, i Privolat senza latte e uova, che sono con riso e cacao. Sono molto molto buoni questi biscotti, piacciono anche a me. Penserete che siamo intolleranti al latte o cose del genere, in realtà non siamo intolleranti a un fico secco di niente, noi ci abbuffiamo continuamente e poi ingrassiamo come dei maiali. Io adesso sto seguendo un regime alimentare ipocalorico e quindi ho eliminato un sacco di cose che portano parecchie calorie, come il latte e tutti i latticini. Luca in realtà non ha nemmeno lui intolleranze, però gli piacciono quei biscotti, fa niente se sono senza latte e uova. Ora, il principe è di sopraccambiarsi, perché usciamo di nuovo, andiamo a vedere le scarpe di Luca, come dicevamo prima.
Ok, sei pronto? Pronto. Mio bel principe. Uso questo per caricare il telefono che sta morendo. Ok. Arrivati al K48, adesso ci spariamo una mezz'oretta di shopping. No, anche maschile. Meno. Entro, guardo, compri, prendo, e via. Andiamo. Ok. È anche tardi. Ok, benissimo. Adesso vediamo. Altre borse in arrivo. Guarda che bella! Ali, abbiamo un armadio a casa di borse. Questa è per i viaggi, è perfetta. C'è anche... c'è la sopracoglia. Si chiude. Questo è tipo bagaglio a mano, no? Abbiamo una casa di borse. Pronti per ordinare? Pronti per ordinare? Sì. Ma non c'è il tiramisù, io voglio il tiramisù. Magari ce l'hanno in quelli fatti dalla casa. Eccomi qua. Allora, 30 centimetri. Benissimo. Composti da... composto di come? Pancetta, margherita. Quanti chiusi da fare? 4. 4. 4. Allora, pancetta. Margherita. Margherita. Salame piccante. Salame piccante. E bufala e salmone affumicato. Salame piccante. E bufala e salmone. Però col, anche col pomodoro, perché questa è bianca, vero? Sì. Col pomodoro. Col pomodoro. Rossa. Per non farci mancare niente. La meraviglia. Ho tenuto la tua metà bianca, metà rossa. Ecco la pizza. Pizza al metro, 30 centimetri. Salame piccante. Adesso la cuccio dentro. Cuccia. Cuccio dentro. Cos'è la paletta? No, la paletta non te la do. Tirami su per due. Com'è che ha fatto il tizio delle rose? Ma ho messo le rose così, gli ho detto di no e non mi sono neanche accorto. No, adesso me la rifai perché non hai avuto la stessa espressione di prima. Mangiando, è arrivato il tipo delle rose. Non ha messo la rosa così. Quella mano lì che sale è la rosa. Io gli ho detto di no. E se n'è andato. Poi però per ricomparire circa un quarto d'ora dopo. Usando la rosa come una sorta di clava con cui ho quasi colpito in testa tutti e due. Tirami su per concludere la cena di San Valentino, ci sta sempre. Eccoci. Abbiamo finito di pappare la pizzona. Abbiamo finito di pappare la pizzona. Gusti: salame piccante, pancetta, Margherita e il colpo di grazia ce lo siamo dati con salmone e panna. Bufala, non bufala. Panna. Bufala. È vero. Ma senza dimenticare il dolce. Certo, tirami su. Perché come dicevo prima, non quello c'è San non Valentino mai senza il dolce. Esattamente. Attenzione, cumuli di neve. C'è ancora tutta la neve. Molla sta qua. Va bene. Sombrello. Basta, ma andiamo a casa. Adesso andiamo a casa a vedere la finale di Sanremo. Perché la giusta fine della giornata di San Valentino è la finale di Sanremo, secondo me. Vabbè. Volevo farvi vedere brevemente quello che ho raccolto oggi. Qua e là.
Allora, mia cugina mi ha mandato dei trucchi tipo questi qui. Basta. Questi sono tra burro cacao, uno se l'è già preso Luca e sono della Bottega Verde. Questo è il propoli. Questo qui invece era l'argan. Argan del Marocco. Poi mi ha portato questo ombrettino della Collistar, perché l'azienda dove lavora, oltre a produrre il burro cacao, come si evince dai burro cacao presenti, producono in genere cosmetica. Quindi ho questo blush della Deborah che ho swatchato prima e mi è piaciuto molto perché dalla telecamera sembrerebbe un arancione pesca, però in realtà ha un sottotono molto più marrone e sembrava quasi un color biscotto. Mi è piaciuto, poi lo proverò. Ah, ma c'è il pennellino sotto! Luca, guarda! È dotato di pennellino sotto. Questo è un prodotto di lusso, come si stacca? E poi questo ombretto Collistar ed è per la cronaca, è il numero 1 bianco luna. Bianco. Ma presenta tutta una serie di pagliuzze dorate al suo interno che mi sa di fico. L'ho swatchato prima e è un bellissimo illuminante. Mi sa che a prescindere da che lo usi o meno come ombretto vero e proprio, anche come illuminante è molto bello. Perché bianco brillante così è difficile. Chi c'è lì? Cucù, No, era un po' duro. si è staccato? Guarda che bellino! Mamma mia, a parte perdere i peli, è duro come sembra una coda di cinghiale. Vabbè, comunque, carina l'idea del pennellino sotto. Credo inutilizzabile, ma molto carina. E il blush in realtà mi piace proprio tanto tanto tanto. E poi, oltre a queste cose qui, abbiamo una borsa. Una borsa che contiene un'altra borsa. Mi sono presa questa. Avete visto Luca che mi sgridava nel negozio, ma io alla fine l'ho presa lo stesso. Volevo una borsa molto capiente e questa è molto grande, è praticamente una valigia per quando viaggiamo, da usare come bagaglio a mano. Questa ha una zip, si chiude completamente, poi all'interno ho visto che aveva la tracolla. E in ultimo le scarpe di Luca, due paia perché un paio non bastava. Poi ho optato per queste, invece voi avevate visto prima quello più alto tipo stivaletto, però ho optato per questo qui che è della Carrera. Lui adora le sneakers. Queste sono il paio autunno-inverno della prossima stagione, vero? Perché lui le compra adesso per l'anno prossimo. Infatti spesso le compra in saldo e poi le mette da parte per l'anno successivo. Queste infatti erano in saldo. Sì, infatti. E questi qui invece non sono in saldo, sono della nuova collezione primavera-estate, infatti sono chiare e sono molto molto somiglianti alle altre, cambia soltanto il colore di base perché queste qui sono grigie e sabbia, ma gli piaceva tanto il dettaglio della stringa azzurra, vero? Bellissimo. Ma ti sei accorto che ha le stringhe tutte sporche qua? Portiamo subito indietro allora. Comunque sono due paia di stringhe Sì, lo so, queste. visto. Le puoi mettere anche tutte azzurre, sono carinissime.
Oppure possiamo provare a intrecciarle. Vabbè, ci penseremo. Queste invece hai intenzione di usarle questa primavera, quest'estate? Sì. O le conservi per la primavera? Per l'estate del 2016. Queste invece sono di questa marca. Sconosciuta. Rhapsody. Francamente mai sentita. Ma sono molto carine. Mi piacciono tanto. Ci salutiamo per la buonanotte. Ci spariamo alla finale di Sanremo. Sì, ma a una certa ora. A una certa. Certa, è stanco. È stanco perché oggi ha avuto questo stress dell'auto ed è super stanco, non ce la fa più. Quindi buenas noches e buon San Valentino a tutti. Ciao, buonanotte. Ciao.